Benvenuti alla Reale Accademia Svedese delle Scienze. Sono iniziati gli annunci. È meraviglioso vedervi così numerosi qui oggi. Vuoi che rimanga? L'Accademia ha concluso la sua riunione e siamo pronti ad annunciare il premio. Sono in camera mia, se mi vuoi. Come di consueto, leggerò gli annunci prima in inglese, poi in svedese, infine in tedesco, francese e russo. E il premio Nobel per la fisica di quest'anno viene conferito a... Andiamo, neutrini, forza! Le cose stanno andando veramente molto bene con il giroscopio a moto perpetuo. Oh, è fantastico, e cioè? Oh, il progetto è segreto, non ti posso raccontare. Perché non mi chiedi a cosa lavoro io? No, molto bene, raccontami a cosa stai lavorando e suona pure il clacson sulle parti più noiose. Sto facendo degli esperimenti per dimostrare che il segnale di muovere un muscolo si origina ancora prima che si decida di muoverlo. Aspetta, vuoi stabilire con precisione dove la coscienza risiede nel cervello? Sì. Cerco di stabilire al nanometro e all'atto secondo precisamente dove ha luogo un evento di consapevolezza. Guarda che cosa strana. Mi aspettavo di essere annoiato a morte dalla biologia e invece hai solleticato la mia curiosità intellettuale, che a differenza del mio corpo va benissimo solleticare. Le lezioni di arpa mi piacciono, ma forse prenderò lezioni sulla riparazione degli ascensori. A che lavori? Stavo pensando al tuo esperimento di neuroscienza sul processo decisionale e mi sono reso conto che collegandolo al problema della misurazione nella meccanica quantistica potremmo confutare il ruolo della coscienza nella interpretazione di Copenaghen. Stai dicendo che se combiniamo il mio esperimento con i tuoi calcoli possiamo determinare il preciso momento nel tempo in cui la funzione d'onda collassa? Sarebbe una combinazione geniale, come quando mischiai una granita rossa e una blu. Fu come bere due settimi di arcobaleno. Sheldon, questo è molto interessante. Sì, e non mi tingerai i denti di viola. Se devo essere onesto, non dimenticherò mai la teoria delle stringhe. È straordinaria, è quanto di più vicino siamo giunti a una teoria del tutto. Qualcosa che non aveva concepito neanche Einstein. Beh, se non l'aveva concepita, magari è sbagliata. Ma è così elegante. Insomma, guarda, la teoria delle stringhe postula che le particelle fondamentali che noi vediamo in tre dimensioni siano in realtà stringhe integrate in uno spazio-tempo multidimensionale. Quindi è un po' come la corda di una chitarra, ma invece di fare un suono, ogni vibrazione è una particella diversa. Precisamente. E se lo esprimi su 11 dimensioni, ecco le equazioni della relatività di Einstein. Ti pare una coincidenza? Io direi di no. Sì. È quello che penso.
Quindi abbiamo fatto, abbiamo risolto la teoria delle stringhe? Oddio, io apprezzo il tuo entusiasmo, ma non è di certo una di quelle cose che si risolvono in una notte. C'è chi ci è rimasto inceppato per decenni. Cosa? Decenni? Davvero? È una stringa? Quanto può essere complicata? È dritta o si attorciglia, si annoda con le altre stringhe? Ecco, in effetti non ci sono nodi quando si va oltre le quattro dimensioni. A meno che non aggiriamo la cosa considerandole invece come dei fogli. Sai, topologicamente parlando, questo apre una quantità di possibilità interessanti. Visto? Quanto ci ho messo? Un minuto. Non portavi la cena? Scusa, sono stata da Sheldon. L'ho aiutato a risolvere la teoria delle stringhe. Che cosa? Sì, è venuto fuori che la risposta sono i nodi. Carina, ma non puoi avere nodi oltre le quattro dimensioni. Puoi se li consideri dei fogli, vero o no? Ciao. Buonasera. Che cosa fai? Ah, mi faccio un'altra foto con la mia bambina. Guarda quanto è cresciuta. È bello vederti così entusiasta. Oh, grazie, è così. No, non sederti lì! Cosa, perché? Scusa, fa parte del mio sistema di organizzazione. Quelle carte devono stare lì. Va bene. E se invece spostassi questi block notes più in là? Amy? 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 Avanti. Ti devo dire una cosa. Wow, sei stupenda! Non è questo che dovevo dirti, però lo sei! Che cosa c'è? È appena successo qualcosa di incredibile. A proposito del nodo del mio papillon, hai detto che una piccola asimmetria ci vuole? Sì. Le mie equazioni cercavano di descrivere un mondo imperfetto e l'unico modo per farlo è introdurre l'imperfezione nella teoria sottostante. Quindi, invece della supersimmetria, ci sarebbe la superasimmetria? Superasimmetria, sì, è proprio quella. Dammi il rossetto. Cosa? Dammelo e basta, abbiamo del lavoro da fare. E quindi, se io creo dei nodi leggermente asimmetrici negli strati in quattro dimensioni, posso espandere l'idea fino a una più grande asimmetria in 11 dimensioni. Forse anche nel momento iniziale della creazione le forze fondamentali mancavano di simmetria. Aspettano tutti, che state facendo? La superasimmetria. Superasimmetria? Che roba è? La stiamo inventando proprio ora! Non credi che possa aspettare fino a... No, un secondo, è interessante. Stando a Google, ci sono zero studi che menzionano la superasimmetria. È nuova, nessuno ci ha mai pensato. Che state facendo? Siete deficienti! Sheldon ha fatto una scoperta! In effetti io ed Amy abbiamo fatto una scoperta! Scientifica, sai che novità! Non capisci, potrebbe essere qualcosa di molto grosso. No, Penny ha ragione. Amy, abbiamo tutta la vita per fare scienza insieme. Andiamo a sposarci. Ci siamo imbattuti in un articolo russo che sembra confutare la teoria della superasimmetria. Ne sei sicuro? Sì, Howard l'ha tradotto. Mi dispiace. Sheldon, stai bene? Oh, sì, ovviamente. Grazie di avercelo detto. Di certo non è stato facile. Direi che quello non ci serve più. Thank you.
Sheldon sono ancora sconvolti perché la loro teoria è stata confutata. Così abbiamo fatto una lista di argomenti che tutti dobbiamo evitare. Simmetria. Asimmetria. Oh, SimCity suona troppo simile a simmetria. Questo vale anche per i Simpson, Simba del Re Leone e Simsalabim. Russia o russo, in qualunque contesto, il paese, l'insalata, la roulette. E evitare di parlare di Rocky 4. Perché Rocky 4? Perché combatte contro un russo? Chiedo scusa a nome suo. Dobbiamo evitare qualunque cosa li faccia pensare al loro progetto, alla scienza, al premio Nobel, ai successi o ai fallimenti. Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Che state facendo? Niente. Niente? Come quello che vale la mia carriera. Grazie tante. Bella uscita. Ehi, siete occupati? No, che succede? Sono preoccupata per Sheldon. Non l'ho mai visto così giù. Hai provato a fargli una tazza di tè? Ha riconsiderato il tè. Ora pensa che non sia altro che una zuppa di foglie. Non è sbagliato. Sì, lo è. Sì, lo è. Sta rivalutando tutto. Quanto ci metterà prima di arrivare a me? No. È così brutta, eh? Ho paura di sì e quindi non so cosa fare. Ho una cosa che potrebbe aiutarlo. È una registrazione dell'unica persona al mondo di cui Sheldon sicuramente rispetta le opinioni. Hawking? Feynman? Se stesso. È un discorsetto che ha registrato quando era piccolo. Me lo ha dato anni fa e mi ha detto di tenerlo per una vera emergenza. Che? E non l'hai usato quando ha dichiarato la sua stanza stato sovrano e ha lanciato una guerra commerciale contro di noi? La sua principale esportazione sono le chiacchiere, non le volevo comunque. Ecco, tutto collegato. Siamo pronti. Oh, ma quanto eri carino. Amy, ti prego, certo che ero carino, guarda come sono ora. Salve Sheldon. Salve Sheldon. Se mi stai guardando, immagino che sia accaduto qualcosa di brutto. Qualcosa di spiacevole e imprevisto. Qualcosa che ti fa mettere in discussione tutto quanto. Non dimenticare mai, per quanto possano sembrare brutte le cose, tu puoi sempre... Basta! Aspetto! Ma no! No, mio padre ci ha registrato sopra una stupidissima partita di football del liceo. Mi dispiace. Non ha importanza, niente importanza. C'è qualcosa che posso fare? Sì, costruisci una macchina del tempo, così torno indietro e dico al mio più giovane me, lascia perdere, perché niente andrà come vuoi. Perché lo stai guardando? Volevo vedere se è rimasto qualcosa del tuo discorso. E voglio essere sincero, probabilmente non la vinceremo. In effetti è più che sicuro che non la vinceremo. Dovete capire che ciò non fa di voi dei perdenti. Si può imparare quello che si è e di che cosa si è fatti, sia da un successo che da una quasi sconfitta come questa. E magari di più. Quindi potete passare il secondo tempo a dispiacervi per voi stessi. O potete andare là fuori e fargli il culo. Sì, dai! Ho sempre pensato che il percorso di mio padre e il mio fossero decisamente diversi, ma anche lui ha affrontato sconfitte e fallimenti. Quindi... da un certo punto di vista, la vita di tuo padre e la tua sono asimmetriche. Ma da un altro punto di osservazione, sono simmetriche. Sheldon, e se simmetria e asimmetria fossero relative all'osservatore? Prendi il tuo laptop, c'è un articolo da correggere. Ok. Grazie, papà. Gli faremo il culo. Thank you.
gioco per passare il tempo. Ecco, io sto pensando a un numero. Indizio è il cubo del cubo di un numero primo. Ma c'è un numero infinito di possibilità. Perché? Hai qualche impegno? Oh, è il mio. Pronto? Sì, sono la dottoressa Fowler. Ho capito. Va bene, grazie. Abbiamo vinto. Congratulazioni! Oh mio Dio! Ce l'abbiamo fatta. Davvero? Riesci a crederci? Oh, è una buona domanda. E se stessi sognando? Abbiamo vinto il premio Nobel! Nell'ambito della fisica, la dottoressa Amy Farah Fowler e il dottor Sheldon Cooper per la scoperta della superasimmetria. Bravi! Bravi! Sì! Grazie, Vostre Maestà. Grazie al Comitato per il Nobel. Siamo profondamente onorati. Vorrei approfittare di questo momento per dire a tutte quante le ragazze nei cui sogni c'è la scienza come professione, non esitate. È il più bel mestiere che c'è al mondo. E se qualcuno vi dice che non potete, non ascoltatelo. Sheldon. Cosa? Hai finito? Molto brava. Grazie, dottoressa Fowler. È un discorso molto lungo e anche piuttosto egocentrico, quello che ho qui. Ma penso di metterlo da parte. Non mi troverei qui se non fosse per alcune persone molto importanti nella mia vita. A cominciare da mia madre, mio padre, la mia nonnina, mio fratello e mia sorella. E l'altra mia famiglia, che sono così felice di avere qui insieme a noi. Quella è Buffy l'ammazzavampiri. Ero caduto nel grave equivoco di pensare che i miei successi fossero soltanto miei. Niente più lontano dalla realtà. Io sono stato incoraggiato, sostenuto, ispirato e tollerato. Non soltanto da mia moglie, ma dal più formidabile gruppo di amici che si sia visto. Vorrei chiedergli di alzarsi in piedi. Il dottor Rajesh Kotrapali. La dottoressa Bernadette Rostenkowski-Wolowitz. L'astronauta Howard Wolowitz. E i miei due amici più cari al mondo. Penny Hofstadter. E il dottor Leonard Hofstadter. C'ero quando Leonard e Penny si sono conosciuti. Lui mi disse che i loro bambini sarebbero stati belli e intelligenti. E ora che ne aspettano uno, non ho dubbi che sarà proprio così. Grazie, Sheldon. Non l'avevo ancora detto ai miei, ma grazie. Oh, mi dispiace. Non dite a nessuno quest'ultima cosa, è un segreto. Howard, Bernadette, Raji, Penny, Leonard.
Vi chiedo scusa se non sono stato l'amico che meritate. Ma voglio che sappiate che, a modo mio, vi amo tutti. E amo te.